capire come i cittadini e i territori possano partecipare all'azione di governo della città. Partendo dallo studio dell'assetto istituzionale, vogliamo promuovere un maggior coinvolgimento della cittadinanza all'interno dell'amministrazione capitolina. Questo è il cuore di un'attività che stiamo portando avanti all'interno della Commissione Roma Capitale attraverso un'indagine su un tema importantissimo, il decentramento amministrativo. L'ultimo rapporto sul decentramento amministrativo è del 2002 e l'ultimo regolamento è del 1999. Questo significa che le precedenti amministrazioni probabilmente non hanno posto l'attenzione su questo tema. Stiamo cominciando ad esaminare quali sono i compiti e le funzioni amministrative assegnate alle strutture centrali e ai municipi, per capire come ripartirle al meglio all'interno della città di Roma. Le fasi dell'indagine sono quattro. La prima fase riguarda l'audizione di tutti i soggetti interni all'amministrazione capitolina, che va dai direttori di dipartimento, ai direttori di municipi, ai presidenti di municipio. La seconda fase invece riguarderà l'audizione di altre pubbliche amministrazioni che comunque sono in contatto e in relazione con l'amministrazione capitolina, e quindi parliamo della città metropolitana di Roma Capitale e la Regione Lazio. Nella terza fase la nostra volontà è coinvolgere altri soggetti istituzionali, dalla prefettura all'ANAC, perché un tema centrale per il Movimento 5 Stelle è la prevenzione della corruzione. L'ultima fase la dedicheremo al coinvolgimento della cittadinanza, ai comitati di quartiere, ai comitati territoriali, alle associazioni, per capire secondo loro quali sono le materie e i compiti che devono essere decentrate per l'esigenza dei territori. Concluderemo questa indagine con una relazione che sarà pubblicata sul sito di Roma Capitale e che in un'ottica di trasparenza resterà a disposizione di tutta la città.